sottosegretario alla salute Andrea Costa, che è il protagonista oggi di questo incontro, perché parleremo di tanti argomenti, ma soprattutto si parlerà di salute, quindi non posso non farle la domanda più ovvia: qual è la nostra situazione endemica oggi, anche perché sfumando forse il Covid c'è lo spettro del vaiolo? Ma la situazione è certamente positiva, siamo di fronte a un quadro che ci fa dire che siamo in una fase di convivenza con la pandemia, d'altronde questo era l'obiettivo ed è impensabile il contagio zero. Convivenza significa permettere alle persone tornare alla vita normale e soprattutto consentire ai nostri ospedali di non essere più sotto pressione, di proseguire con l'attività ordinaria consapevoli che anch'essa salva vite umane. Ovviamente dobbiamo proseguire con prudenza, con senso di responsabilità. Questo scenario è possibile grazie alla grande responsabilità dimostrata dagli italiani che hanno aderito in maniera importante alla campagna di vaccinazione, facendoci raggiungere un risultato straordinario e dandoci quindi una forte protezione per quanto riguarda soprattutto le conseguenze gravi della malattia. Per quanto riguarda il vaiolo delle scimmie, non ci sono assolutamente le condizioni per parlare di nuova emergenza. È una situazione che deve essere attenzionata, che deve essere monitorata. È stata attivata a livello europeo la rete di sorveglianza. Questo è un dato importante perché l'esperienza del Covid ci ha insegnato come sia fondamentale fare una regia e cercarla di gestire anche a livello europeo. Abbiamo attivato anche la rete di sorveglianza nel nostro paese con la collaborazione delle regioni. Presso l'Istituto Superiore di Sanità è stata attivata una task force che tiene monitorati i dati, quindi il tracciamento, il sequenziamento. Siamo nelle condizioni sicuramente di gestire questa nuova situazione e ripeto, non siamo in una condizione di allarme o di situazione ingestibile. E si parla di questo quarto vaccino? Ma guardi, ovviamente attendiamo e siamo fiduciosi che in autunno possa arrivare un vaccino aggiornato anche nei confronti della nuova variante. Io non parlerei però di quarte, quinte, seste dosi, credo che la comunicazione sia importante. Faccio sempre l'esempio di mia madre che per 25 anni si è fatta il vaccino antinfluenzale, non è arrivata alla 25esima dose, quindi è ragionevole pensare che si arriverà a un richiamo annuale di questo vaccino fortemente raccomandato. Questo è l'obiettivo e siamo convinti che la scienza ancora una volta creerà le condizioni per metterci in questa situazione. Sono con l'onorevole Francesco Pionati che oggi partecipa appunto ai lavori in corso e nel tuo ruolo di vice direttore della RAI volevo chiedere appunto quanto è importante oggi l'informazione, soprattutto la realtà dell'informazione in un momento di tantissime fake news. È fondamentale e noi soffriamo molto la mancanza di un'informazione a volte corretta, perché come dicevi c'è una prevalenza del web. Questo è la vera sfida, perché oggi mettersi sul web per parlare di una persona, per attaccare una persona, per insultare, per mettere in dubbio la verità che emerge dai fatti è molto molto facile, lo sanno fare tutti, lo si fa con maggiore violenza, con crescente violenza. Invece il compito fondamentale dell'informazione dovrebbe essere proprio di bilanciare questa degenerazione, questo degrado e rappresentare la realtà certamente nei modi più oggettivi possibili. Nessuno aspira alla perfezione, sappiamo che non è possibile, c'è sempre la mediazione emotiva del giornalista che un po' condiziona, però una cosa è impegnarsi a dare un ventaglio di possibilità per comprendere la realtà e altra è, come si fa oggi, creare proprio delle centrali operative. Noi abbiamo assistito soprattutto con la guerra e anche prima con altre problematiche come quella della pandemia, a delle centrali di disinformazione, cioè delle organizzazioni che hanno creato dei nuclei operativi per inquinare le realtà. Sì, se si legge anche quello che hanno fatto i russi mesi e anni fa per inquinare, per condizionare le elezioni negli Stati Uniti, per condizionare le elezioni nei paesi europei. E questa è una cosa estremamente pericolosa e credo che sia la vera sfida che dovrà essere affrontata anche in termini legislativi dal Parlamento europeo nel prossimo periodo. Bisogna regolamentare, perché se no veramente corriamo dei rischi molto pesanti sul piano democratico. Il motivo è semplice, c'è una sproporzione fra la fatica che costa un'informazione seria e
e invece la facilità con la quale si può tirare una sassata, una cannonata e distruggere una struttura. Siamo qui a Baia Marinelli in Pozzuoli, dove sta per iniziare un convegno sulla salute. Tra gli altri ospiti abbiamo appunto il sottosegretario al Ministero della Salute, il dottore Andrea Costa, e non poteva non essere presente il presidente del Consiglio Comunale di Pozzuoli, l'ingegner Luigi Manzoni, che appunto porta i suoi saluti. Porto i saluti dell'intera amministrazione a un sottosegretario importante. Ricordo che avere la presenza di un sottosegretario, quindi la vicinanza dello Stato in una città come Pozzuoli, per noi è un segno importantissimo. Questo fa capire che tra i vari enti bisogna che ci sia una filiera istituzionale in modo da dare risposte concrete al territorio. La dottoressa Anna Maria Colao, cattedra UNESCO Educazione alla Salute e Sviluppo Sostenibile, è tra gli ospiti oggi in questo convegno in cui si parla appunto di salute. Come lei si occupa di ricerca, devo dirlo, lei è molto, non preferisce non dirlo, ma è fra gli scienziati più importanti al mondo in questo campo. Appunto, come si può fare prevenzione e parlare in tempi anticipatamente, in tempi di salute? Allora, intanto noi parliamo sempre di stile di vita sano. Molto spesso chi ci ascolta non capisce fino in fondo, quando parliamo di stile di vita, che cosa intendiamo. Si pensa quasi sempre solo alla nutrizione, che è parte importante di uno stile di vita sano. Noi siamo fortunati, viviamo nella terra della dieta mediterranea, che è un'alimentazione altamente antinfiammatoria, e così facendo noi evitiamo le malattie cardiovascolari, i tumori, le malattie neurodegenerative. Quindi mangiare secondo i dettami della dieta mediterranea è sicuramente molto salutare, ma non dobbiamo dimenticare che ci sono altri tre pilastri importanti dello stile di vita sano. L'esercizio fisico: siamo troppo sedentari, passiamo troppo tempo nelle auto o nei mezzi di trasporto, dimenticando che l'essere umano è nato per muoversi, è nato per fare grandi traversate alla ricerca di cibo, e solo stando seduti ci ammaliamo. Quindi raccomandazione: camminiamo, facciamo passi a piedi, non prendiamo gli ascensori, cerchiamo di non utilizzare troppi mezzi per spostarci. E poi altre due raccomandazioni: il rispetto dei bioritmi. Può sembrare una battuta di spirito, ma di giorno si sta svegli e di notte si dorme, perché di notte noi recuperiamo un po' tutto quello che è la rigenerazione dei tessuti. Quando si sta troppo svegli durante la notte si perde una parte del recupero. E poi l'astensione dai tossici: niente fumo, niente alcol, niente droghe, non abuso di farmaci. Cerchiamo di evitare anche troppo tempo legati agli strumenti come telefonini, computer e altri schermi, e cerchiamo di recuperare invece un po' di tempo per la meditazione e per la giusta socialità, parlare con gli altri, stare con gli altri. Avere questo tipo di contatto con gli altri esseri umani ci riporta al bioritmo corretto e ci fa anche migliorare da un punto di vista di ormoni e di sistema immunitario. Quindi se facciamo queste cose, cerchiamo di farlo tutti i giorni, probabilmente sconfiggeremo la gran parte delle malattie mortali dei nostri tempi. Sono con il dottor Vincenzo De Falco, presidente dell'Analyze, ma che adesso intervisto come presidente di un altro progetto molto molto importante, PresaSex, un acronimo che sta per... Prevenzione, salute e sesso sono tre parole importanti che rappresentano la dimensione, la crescita dei giovani. Noi come professionisti sanitari stiamo cercando di lanciare questo messaggio di prevenzione sullo stile della salute, dell'alimentazione, ma anche delle infezioni sessuali e comportamenti a rischio. Come associazione Allianz Sezione Campania siamo un gruppo di infermieri, di medici, psicologi, psichiatri che da qualche anno, con questa nuova associazione in Campania, insieme all'associazione nazionale, portiamo la nostra esperienza, ecco, sull'assunzione di alcol, droghe moderne, comportamenti a rischio. Cerchiamo di portare verso la concretezza le giuste azioni i giovani per raggiungere un obiettivo importante che rappresenta appunto la loro salute. È importantissima la formula che avete trovato per coinvolgere i giovani, perché vi collegate con delle scuole e fate anche intervenire dei personaggi a loro noti.
Sì, è vero, abbiamo fatto 5 puntate con una radio, Radio Evolver, di Raffaele Verrotta e Giuseppe Verrotta, insieme alla sessuologa Sonia De Balza, ginecologo Fabio Pericone e a tanti altri amici che sono intervenuti. Abbiamo avuto un collegamento con Bruxelles, dal Parlamento, appunto per presentare questo progetto di prevenzione nelle scuole, anche con il Presidente della Commissione AIDS Stefano Vella. Sono intervenuti in studio alcuni amici musicisti come Antonio Orato, Virginia Sorrentino, Marco De Tilla e tanti altri noti autorevoli, attori comici come Nino Barbieri, Paolo Caiazzo, Alessandro Bolide ed altri amici che appunto ci sostengono. Sarà Porcaro, insomma, è stata la prima puntata, la più seguita, attraverso anche la presenza di alcune scuole che si sono collegate con noi via web. Approfitto anche per ringraziare i dirigenti scolastici e gli insegnanti che credono in questo progetto, perché noi crediamo che il confronto, la rete tra giovani, tra insegnanti, dirigenti e le famiglie possono chiarire un argomento importante che riguarda appunto la crescita adolescenziale dei ragazzi, ma anche sulla costruttività, robustezza psicologica, di fiducia e dei comportamenti sessuali. La dottoressa Sonia De Balzo fa parte del progetto Presa Sex e si occupa della sfera che riguarda il sesso, la sessualità. Nel corso delle indagini che voi state facendo anche presso le scuole, quali sono le problematiche più rilevanti che avete riscontrato sia nell'ambito ginecologico che sessuale? In realtà abbiamo riscontrato una mancata informazione al 100% purtroppo rispetto alla sessualità, soprattutto nella fascia giovanile tra i 12-13 anni fino anche alla prima età adulta, quindi parliamo dei ventenni. E i problemi maggiormente riscontrati sono quelli di stampo ginecologico, quindi le ragazzine soprattutto hanno una grandissima confusione riguardo ai vari tipi di pillola, quindi alla pillola anticoncezionale, alla pillola del giorno dopo, alla pillola abortiva, insomma non sanno né di cosa si tratta né quando e se possono assumerla, tantomeno per quanto riguarda le conseguenze. Ovviamente non sono a conoscenza neanche delle conseguenze di tipo psicologico, di un eventuale aborto, di poter fare un eventuale aborto, di rimanere incinta a 15 a 18 anni, anche perché purtroppo nei piccoli paesi della campagna, nei piccoli paesi napoletani soprattutto, si è visto come sta aumentando la percentuale di ragazzine di cui tra i 15 e i 16 anni che rimangono incinte. E altri problemi di tipo ginecologico sono ad esempio, a parte la anche altre situazioni, anche riguardo i maschietti. Devo dire che i maschietti sembrano un po' meno interessati, ma in realtà poi cominciano a fare tante domande di tipo psicologico, riguardano soprattutto l'ansia da prestazione. Questi ragazzini che a 15-18 anni non riescono ad avere un'erezione adeguata perché hanno paura di fare brutte figure, semplicemente perché hanno come punto di riferimento i pornodivi, guardano tantissima pornografia, purtroppo. Il punto non è se va bene guardarlo oppure no, il punto è che non riescono a gestire tutta la questione delle emozioni, quindi non si rendono conto che la pornografia è cinema. Sono dei cortometraggi, per cui quando si trovano a contatto con le ragazzine o con i ragazzini, a seconda del loro orientamento sessuale, hanno serie difficoltà. E quindi mi ritrovo anche nello studio privato, così spesso anche in associazione, dove facciamo delle consulenze gratuite di tipo psicologico e sessuologico, mi ritrovo dei ragazzini che a 18-20 anni prendono il Cialis o il Viagra. E purtroppo questi sono danni psicologici che si porteranno poi a lungo termine, non sapendolo. E siccome la nostra associazione ha molti obiettivi, ma uno nello specifico è quello di educare i giovani, perché? Che i giovani di oggi saranno gli uomini e le donne di domani. Per cui è importante far crescere i semi in una terra fertile. Se noi rendiamo il terreno fertile e continuiamo ad annaffiarlo con un'acqua di buona qualità, con cura e con dedizione ed attenzione, cresceranno dei fiori meravigliosi e degli alberi robusti.